Solo così ad un leone parassita, il zicchio. Prendere le pozzone, daremo un segnale forte. Il lavoro di politico non deve esistere. Con i funzionari faremo un gioco di squadra. Li metteremo tutti allo stesso livello. Non metteremo mai l'uno contro l'altro. Se porta qualche indirizzo, li divideremo in parti uguali. Anche quelli che non ci votano. Non faremo come c'è con la comune. O ci voti a Azione Totalina. Ma noi con il gioco di squadra ci sappiamo fare, infatti ho portato la mia azienda in questo modo e ho avuto grandi risultati. Il mio assessore Giacomo Vasco e Fabio Bruno e l'amico di zii sono stati capaci di convincere il candidato di promozione del Palo di Calcio. Sempre con il gioco di squadra. Il funzionario ognuno fa il suo ruolo, chi sa fare il portiere fa il portiere, chi sa fare l'attaccante fa l'attaccante. Negli ultimi anni i politici li hanno fatto vedere che amministrare il comune è una cosa difficile, che senza cultura, senza lavoro non si può amministrare. Il comune è una macchina perfetta, con personale altamente qualificato. Manca soltanto il pilota che prende l'acceleratore. Questo pilota sarà il mio Rizzi. E prenderò l'acceleratore perché se deve funzionare con un'azienda privata, chi meglio di uno Rizzi può farlo, visto che un'azienda privata è già l'amministrata. Io penso che Don Dottore non è un impresario, se deve funzionare l'impresa, preferisco l'impresario. Se c'è la bisogno di una visita ginecologica alle donne del comune, avrei preferito l'aeroporto. Se c'è la bisogno di una donna che fa continuare questo sistema politico, che non capisce il bisogno della gente, non l'avevo già potuto vedere. Vice sindaco sceglieremo l'avvocato, sempre gratis, i soldi se devono andare a studiare, dobbiamo mettere in testa che i soldi non sono tutto, la politica va fatta sotto forma di volontariato, si lavora per il bene comune, apriamo lo sportello a disposizione dei cittadini per segnalare qualsiasi problema del tipo